Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questo episodio andremo a installare delle strisce LED sul retro di uno specchio. Tutti i componenti per l'installazione di queste strisce LED sono stati forniti da Banggood.com, un sito di e-commerce che permette di farti arrivare direttamente a casa tua una vastissima selezione di prodotti che vanno dalla moda all'elettronica e al fai da te. Inoltre, dopo il tutorial vi dirò come trovare e comprare componenti per questo progetto e qualsiasi altro prodotto che vi può piacere. Questo è lo specchio che oggi andremo a modificare. Come vedete, ha solo una lampada acrilica LED per illuminare. Per prima cosa, bisogna toglierlo dalla parete. Di solito è sostenuto da due ganci fissati al muro e, nel caso disponga di una lampada, ha anche dei cavi di collegamento. Ovviamente, se dispone di circuito elettrico, è obbligatorio scollegare l'alimentazione del quadro generale. Se sapete con certezza che circuito è collegato alla lampada, scollegate quel circuito, mentre, se non siete certi, vi conviene staccare il generale. Una volta tolto lo specchio, lo appoggiamo su una superficie piatta con uno straccio o un tappeto in modo da non graffiarlo. Il mio specchio utilizzava un alimentatore per lampe da LED con regolazione a corrente costante, vale a dire che fornirà sempre la corrente massima. Il mio, per esempio, da 350 mA in corrente continua. Le strisce LED che ho usato funzionano a 12V e dopo una mezz'ora ho visto che la corrente necessaria era di 360 mA. Questo valore varia infatti in base alla misura della striscia, più lunga è e più assorbirà. In questo caso ho lasciato la striscia com'era, visto che la corrente è simile, ma se avete una lunghezza che assorbe poco o troppo, cercate di aggiungere o togliere lunghezza. Caso fortunato è quello dove la striscia assorbe il doppio. In questo caso tagliate la striscia in due sezioni uguali e collegatele in serie. Una volta che avete la corrente giusta, possiamo passare a collegare due fili alle strisce LED. Stacchiamo la carta protettiva dal retro della striscia e poi appiccichiamo quest'ultima allo specchio. Una volta finito di attaccare tutta la striscia, dobbiamo fare i collegamenti con la luce preesistente in serie, in modo che l'alimentatore debba fornire sempre 350 mA, ma con una tensione che sarà modificata automaticamente. Fissiamo i fili che avanzano con dello scotch e ora possiamo riappendere lo specchio. Possibilmente fatevi aiutare da qualcuno, perché ora bisognerà fare i collegamenti dalla tensione 230 con l'impianto di casa e allineare lo specchio per sospenderlo. Ora è arrivato il momento di provare le luci e vedere l'effetto finale. La stessa striscia LED può essere inserita anche in altri contesti, in questo caso l'ho usata per illuminare l'interno del mio nuovo computer. Infine, vorrei spiegarvi come comprare la striscia LED, l'alimentatore e molti altri articoli per il fai da te a basso prezzo. Ho lasciato nella descrizione di questo video due link, uno per la striscia LED e uno per l'alimentatore. In questo modo il sito saprà che siete arrivati tramite il mio video e mi permetterà in futuro di fare altre collaborazioni. Intendo precisare che con queste collaborazioni con questo sito di e-commerce non ricevo soldi, ma mi vengono mandati solo materiali per i miei progetti. Questo mi permette di fare più video perché ho il materiale e una scadenza che quindi mi obbliga, una volta arrivati i componenti, a mettermi al lavoro e a far uscire questi video per voi. Vi ringrazio per la visione.